E siamo ancora qui perché i pacchi continuano ad arrivare e speriamo che sia così, perché sennò si tratta di furto, di truffa o qualcosa del genere. Però oggi con una piccola differenza: questo è un video tutto interamente dedicato a Pokémon 151. Eh sì, perché abbiamo aperto l'ETB, abbiamo iniziato la nostra collezione, però io Pokémon 151 vorrei completarlo. Se Destino di Paldea è un set un po' così che ho spacchettato soltanto per trovare Charizard, no, ecco. Io 151 vorrei avere tutto il mio bello album completo. Questo perché comunque ho già tutta la collezione completa del set base e quindi completare un nuovo set con i Pokémon di Kanto deve essere meraviglioso. E attenzione, perché vorrei anche sul lungo un progetto avere anche tutte le carte del Team Rocket e quelle dei Capopalestra. Ma con calma. E allora, se avete lasciato un mi piace a questo video, se vi siete iscritti al canale e se nei commenti volete fare la vostra previsione, possiamo iniziare subito. Che cosa mai avrò comprato? Nuova configurazione che secondo me tra le altre cose è molto molto bella. Abbiamo ben 3 pacchetti da aprire che arrivano tutti da Vinted. Guardate qua, eccoci qua, sono appunto 3. Facciamo che iniziamo da quello più piccolino, eh? E allora, come al solito, diventa un video ASMR. Se volete mi vesto anche in modo un po' più provocante. Ok, l'abbiamo aperto, c'è anche una sorta di bigliettino. Ok, abbiamo tolto tutto e attenzione perché c'è qualcos'altro. Assolutamente sarà fatto, grazie mille a te. Ok, perfetto, allora iniziamo ad aprire e abbiamo già una carta. Ok, mostriamo questa che è venuta fuori. Questa è una promo di Pokémon 151. Dato che non avevo voglia semplicemente di acquistare il box promo, ho deciso di farmela mandare direttamente. E qui dietro invece abbiamo... ah, ok, un Charizard. Perfetto, è un Charizard che non mi piace tantissimo, devo dire la verità. Ma dato che costava poco, l'ho aggiunto al set di Vinted e mi sono fatto mandare anche questo. Però quello che ci interessa a noi, appunto, è di 151 ed è Zapdos. Poi dietro di lui abbiamo, ok, un Mewtwo. Abbiamo iniziato ad acquistare qualche carta singola per 151 per riuscire a finire questo piccolo progetto. E dietro abbiamo Electabuzz. Dato che Electabuzz e Zapdos erano le due carte promozionali, appunto, di questa espansione all'interno di un blister dedicato, mi sono fatto mandare entrambi. Tra l'altro Zapdos EX non mi piace tantissimo e l'artwork invece è decisamente meglio quello di Electabuzz, guardate qua. E poi abbiamo due tra i miei Pokémon preferiti, ve li ho fatti vedere anche nella tier list di Kanto, e devo dire la verità, Charizard in questo artwork non bene, ma le carte EX non sono meravigliose, invece il Mewtwo veramente bello. È un artwork veramente molto molto bello, guardate qua signori. Meraviglioso, un Mewtwo anche che sembra un po' cattivo. Ok, quindi questo praticamente è un omaggio e possiamo inserire una carta in perfect size e poi inserirla qui e poterla chiudere all'interno di questo pacchetto. Molto interessante, gradito. Passiamo poi a questo pacco giallo che ho capito cosa dovrebbe contenere. In pratica ci teniamo il pacco grande per ultimo. Ok, qui probabilmente dovrò distruggere tutto, ma va bene così. Iniziamo ad intravedere qualcosa, forse avrete anche già capito cosa. Allora, lascio un attimo da parte appunto il pacco e tiriamo fuori quello che invece è il poster di 151 dedicato appunto ai primi Pokémon, a quelli di Kanto. Un poster così, fatto molto molto carino, con appunto le silhouette, e invece dall'altra parte dovrebbe esserci appunto le illustrazioni di tutti i Pokémon. Poi me lo guardo con calma aperto dopo. Ma dentro il pacco ovviamente c'è anche altro, perché abbiamo andato a prendere un po' di cosette sempre su 151, eccole qua. Allora vediamo subito questa cosa qui. Oh, questo è un omaggio? Questo è un omaggio con un Persian giapponese, molto molto bello. E dietro un'energia. Persian è veramente bellino, eh. Guardate che artwork. E poi le carte giapponesi hanno appunto le Pokéball, le Holo Reverse. Grazie mille per questo omaggio, gradito. E poi ho mandato a prendere un po' di carte di 151 a caso, perché la volontà è appunto quella di finire il Pokédex. Mi piacerebbe farle con le Holo Reverse. Quindi ho mandato a prendere un po' in realtà di carte a caso da inserire all'interno dell'album per iniziare a riempire qualche pagina, tutte di 151. E allora con calma andiamo a vederci un po' tutto quello che è arrivato, perché le carte sono veramente messe in maniera confusionaria. Sidra, beh, qua iniziamo ad avere tanti Pokémon. Shellder, il pallone, un Drowsy. Iniziamo a girarle e a metterle dritte, così poi possiamo controllarle, possiamo unirle a quelle che abbiamo trovato nelle TB. Iniziamo ad avere un attimino un'idea. Queste le teniamo da parte.
perché ce le dobbiamo guardare dopo con un attimo di calma, però possiamo iniziare a guardare quelle che invece sono le carte. Sono comuni, sono carte che non hanno valore per niente, però intanto possiamo iniziare ad inserirle nell'album. Attenzione che c'è ancora una volta la lettera base di prima, il Magmar che sembra il Goku, ed eccoci qua, abbiamo terminato. E qui dentro invece, ragazzi, ci sono appunto gli starter, che sono carte promozionali sempre di 151. Guardate un po' qua quanto sono carini, non valgono niente neanche questi, però sono carte che all'interno della collezione dedicata ai Pokémon di Kanto non potevano mancare. Se nei video precedenti vi avevo fatto vedere delle bombe, poi ci sono anche video un po' più tranquilli, però con delle cose molto molto godibili secondo me. E per terminare questo video su 151 abbiamo anche questo pacco. Questo è un po' più grande, dovrebbe contenere più carte. Se ricordo bene la conversazione con il ragazzo, ha detto che avrebbe aggiunto alcune cose in più, alcuni omaggi. Sembra arrivato da Amazon, ma non è così. Ovviamente mentre apro il pacco vi ricordo che se trovate interessanti, rilassanti, divertenti questi video, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e l'iscrizione al canale, perché ovviamente si campa di queste cose per la crescita di un canale neonato praticamente. Possiamo forse anche romperla la scatola, non dovrebbe esserci niente di valore. Però abbiamo trovato un bigliettino, anche qua. Attenzione, perché non penso che valga nulla, dovrebbe essere una di quelle cose che si trova nelle mini tin. Però c'è Gengar, e quindi è sempre molto molto gradito. Tra l'altro anche Poliwag è molto molto carino, perché Poliwhirl è un Pokémon che mi piace molto. C'è Gengar. Questo è uno di quei piccoli omaggini di cui mi parlava il ragazzo. Ho trovato anche qualcosa qui dentro, come una moneta e forse ne un'altra in mano. Esatto, sono due monete, anche queste in omaggio. Grazie, molto gradite, ma non saprei che farne dato che non gioco. E poi abbiamo questi signorini qui. Questo sembra un panino che si incarta quando vai tipo a scuola alle elementari. E queste dovrebbero essere un botto di comuni, non comuni, holo reverse e roba del genere di 151. Adesso ce le andiamo a vedere con calma. Ok, vi faccio vedere magari anche in modo un po' più veloce. Tra l'altro sono in ordine di Pokédex, ragazzi. Sono in ordine di Pokédex e ce ne sono veramente tantissime, finalmente anche un holo reverse. La mia volontà comunque è di completarlo tutto holo e holo reverse, però queste carte sono sicuramente un ottimo inizio. Io non mi aspettavo di ricevere così tante carte. Ragazzi, abbiamo praticamente terminato l'espansione. Guardate che bello Aerodactyl, cavolo, guardate che bello. Dratini, Dragonair, il Domo Fossile, l'Elix Fossile, quindi anche un po' di addestramenti. E quindi in pratica, ragazzi, abbiamo si è completato il set delle regular, però quelle che interessano a me appunto sono le holo reverse, ma abbiamo anche un botto di holo. E quindi davvero grazie, perché ci sono molte più carte del previsto. Madonna che bello questo Raichu, l'abbiamo trovato anche l'altro giorno, ma è bellissimo. Non mi aspettavo così tante carte e in ordine di Pokédex, devo essere sincero, non me l'aspettavo proprio. Questa è stata sicuramente una sorpresa apprezzatissima, ma veramente tanto. Non esagero, ma secondo me ci sono almeno 80-90 Pokémon del Pokédex di Kanto qui dentro. Andiamo poi ad aprire quello che è l'ultimo pacco di oggi, e qui dovrebbe esserci invece qualcosa di un pelo più di valore. Allora, intanto abbiamo... Ok... Ah, un Wigglytuff EX, perché ovviamente ho detto iniziamo a collezionare anche delle carte che sono in realtà dei pull nelle buste per aprirne meno. E poi abbiamo sempre in top loader un Jinx EX, quindi la seconda EX. Abbiamo successivamente un Alakazam EX, e anche questa è una carta che poi discuteremo insieme, proprio perché insieme a lui c'è anche il Kadabra. Vedete, sono carte promozionali e quindi vado a intuito, ma qui dovrebbe esserci, esatto, pure Abra. Anche queste erano le carte che si trovavano all'interno dei pack di Alakazam, come i Zapdos e Electabuzz che abbiamo visto prima. Prima erano due, queste invece sono tre, ed è una catena evolutiva promozionale. Dopodiché abbiamo un Kangaskhan EX, sempre per il discorso che facevo prima, così dobbiamo aprire meno buste per completare l'edizione. E poi queste carte cosa sono? Ah, alcune energie Cosmo Holo, che anche queste sono
in omaggio, gradite, perché mi piacerebbe avere un'energia per tipo. Quell'acqua l'avevamo già trovata nello spacchettamento. Quindi vi dico la verità, è stato veramente un pacco molto molto interessante questo, con queste carte che erano quelle che avevo preso io, queste in omaggio, e qui dentro invece ci sono un botto di carte di 151, oltre al graditissimo Gengar, perché è uno dei miei preferiti. Gengar che tra l'altro non abbiamo ancora. Secondo me, tra questi mucchietti che abbiamo ricevuto, iniziamo già a completare gran parte del Pokédex. Però voglio sapere anche la vostra, ovviamente, qui sotto nei commenti, in attesa di qualche altro spacchettamento per cercare delle carte più importanti. In realtà c'è pure un quarto pacco che non vi avevo ancora mostrato. Non si tratta di carte di 151, ma apriamo pure questo, perché ho deciso di comunque fare anche un'altra cosa oltre alla collezione delle carte di 151 e la collezione di Charizard, e cioè cercare di portarmi a casa anche qualche carta gradata di Pokémon che apprezzo tanto. E allora, in attesa di qualche gradata di Gengar, vi dico subito che non sarà un Gengar questa qua, ho deciso di acquistare una delle carte che secondo me è più belle in assoluto in tutta la collezione vintage di Pokémon. Stiamo parlando di una carta gradata grad giapponese, come potete vedere dal back di questa carta. Saporiamocela insieme, guardiamoci un pochettino le condizioni. Sembrano comunque condizioni molto buone. E infatti, adesso ve la giro senza aspettare ancora tanto, vi faccio già vedere anche la valutazione, perché stiamo parlando di un 7, di un Misty Golduck. Guardate qua che bello che è questo artwork in giapponese, Cosmo Holo Set Gym Leader, una carta veramente veramente vecchia, dato che stiamo parlando di una carta del 1998, una carta tenuta in condizioni ottimali e all'interno del case fa sicuramente la sua bella figura. Ancora una volta una carta della prima generazione, una carta di Kanto, e non mi ricordo se neanche se c'era Golduck comunque qui in mezzo. Questo è tutto quello che è arrivato oggi per posta. Se il video vi è piaciuto, aspetto la vostra opinione qui sotto nei commenti, e fatemi sapere se avete anche delle carte Holo Reverse doppie di 151 che potrei essere interessato. Ciao.